Il potenziale di business è molto rilevante e a dimensione globale se si considera che il target primario è la popolazione over 65 che è in continuo incremento nel mondo. Siamo pronti ad essere accelerati in un contesto multinazionale. Nello specifico con Novartis immaginiamo di poter contribuire su progetti di prevenzione e monitoraggio della fragilità nelle aree terapeutiche Novartis, quindi in particolare in ambito respiratorio e cardiometabolico e in epatologia, sicuramente nel progetto Embrace e nello sviluppo di nuovi prodotti specifici di integrazione anti-sarcopenia. Immaginiamo di poter ricevere supporto e contributi nell'identificazione delle migliori strategie di introduzione sul mercato e nella focalizzazione di tutte le sinergie tra il mio test e i prodotti e servizi Novartis e Sandoz. Con IBM potremmo sviluppare il primo sistema cloud basato su intelligenza artificiale per la prevenzione di disabilità secondarie a malattie croniche. Nel settore della digital therapy, il primo sistema per il trattamento personalizzato delle disabilità prodotte da patologie croniche e invecchiamento. Sicuramente potremo beneficiare dell'utilizzo di Watson sia in termini di usabilità e automazione del sistema Mio Test, sia sul promettente ambito dell'applicazione di intelligenza artificiale sui database per i referti di continuità. Last but not least, Cariplo potrebbe sostenere le esigenze di finanziamento sempre critiche nelle startup.